Vi do il benvenuto a Roberto Codazzi e a Silvia Chiesa, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ciao, buongiorno. Ciao Silvia. Come state innanzitutto? Come stai Silvia? Dobbiamo dire bene, perché in salute stiamo bene, e poi naturalmente per tutto quello che riguarda questo momento storico, da musicista invece dovrei dire che non sto molto bene, perché siamo appunto chiusi, ingabbiati in casa e quindi metà della nostra vita è in questo momento assolutamente silente, cioè non stiamo facendo concerti. Entriamo subito nel vivo però di questo collegamento, perché come moltissimi artisti, moltissimi musicisti che ci avete fatto compagnia in tutto questo periodo, anche se il governo forse si è dimenticato un po' di voi, ma questo è un altro discorso, anche tu hai pensato di utilizzare il tempo che avevi a casa, sei anche un po' reinventata, perché sei diventata filmmaker, sei diventata una conduttrice di talk show con ospiti e quant'altro, e hai realizzato da casa tua 900 Corsaro, un programma, un momento di, no, non mi piace definirlo programma, bensì un momento di condivisione con quello che è il tuo pubblico, per parlare di musica e per far vedere la musica, giusto? Sì, diciamo che siccome non sono molto dell'avviso di fare concerti in diretta da casa, perché poi, insomma, come ben sappiamo, o si hanno apparecchiature super sofisticate, oppure la prima cosa che si penalizza è la qualità del suono, e quindi così sono sempre un po' contraria a questo tipo di cose, però volevo utilizzare insomma in qualche modo il mio tempo per comunque fare presente che la musica è un qualcosa di veramente importante, di prezioso, e qualsiasi genere di musica, non sto a dire soltanto musica pop, essendomi così tanto dedicata a un repertorio che non è ancora conosciuto abbastanza secondo il mio punto di vista, ho pensato così di anche con un certo coraggio forse, ho pensato di parlare anziché suonare questa volta, e ho parlato di questo progetto sulla musica del Novecento, di quanto importante comunque il violoncello era ed è stato nella composizione dei compositori italiani del secolo scorso, e quindi ho così mi sono un po' improvvisata, come giustamente dicevi tu, filmmaker, cioè da casa con un semplice telefonino mi riprendo mentre racconto cose che vorrei che tutte le persone potessero così imparare ascoltando in modo molto molto semplice. Non voglio certamente fare trasmissioni impegnative, perché secondo me la divulgazione deve essere in un primo stadio semplice, e poi se qualcuno ha voglia di così approfondire le tematiche che sto trattando potrebbe per esempio scrivermi o leggere meravigliosi libri che sono in circolazione. Tra l'altro queste tue conversazioni con il pubblico ti si possono trovare sia su YouTube, dove hai fatto un po' un canale di YouTube, sì, con queste chiacchierate, sia, se non erro, anche tramite i social, giusto? Sì, io ho la mia pagina ufficiale Silvia Chiesa Cellist, dove normalmente pubblico i contenuti, diciamo quelli più professionali, ecco, non le mie torte o tutto il resto che faccio durante la giornata. Roberto. Sì, nella puntata di domenica scorsa Silvia aveva parlato del bellissimo concerto di Castelnuovo Tedesco, che è uno dei suoi ultimi progetti editoriali per Sony, fra l'altro l'avevamo presentato anche a Cremona al Museo del Violino, e domenica prossima proseguirà questo appuntamento delle 18, e al centro della puntata cosa ci sarà?
Ci sarà il concerto di Pizzetti. Pizzetti, che, come avevo appunto detto durante la puntata su Castelnuovo, è stato il maestro di Castelnuovo, e quindi farò una serie di collegamenti, vi farò ascoltare naturalmente qualche cosa, e ho degli invitati di cui non voglio svelare i nomi, così creo suspense, ma comunque proseguirò ogni domenica fino al 21 giugno, che sarà appunto la festa della musica, dove ho previsto una puntata su Nino Rota, che è poi l'autore che mi ha, diciamo, fatto iniziare il progetto, perché io iniziai proprio con Sony Classical ad incidere i due concerti di Nino Rota che uscirono ormai nel 2011, direi. E con i tuoi studenti invece? Con questo scusate, non ho percepito bene. Con i tuoi bene. Studenti, ricordiamo che tu insegni anche da molti anni. Anzitutto a Cremona. Se mi lasciate un minuto, vorrei appunto abbracciare anche se virtualmente tutti i miei studenti a cui veramente voglio un gran bene, e mi mancano tutti quanti, i docenti, gli amici cremonesi, ma la città tutta, perché anche se a distanza ho sofferto molto nel vedere questa città così penalizzata dal virus, così colpita dal virus, ma devo dire che con gli studenti, appunto, grazie alle tecnologie, quindi con tutti i sistemi e tutte le piattaforme possibili, facciamo lezione, ci sentiamo, ci sosteniamo a vicenda, perché non è sempre detto che sia l'insegnante che deve sostenere in un momento così difficile uno studente, perché si sente magari un poco abbandonato, ma anche loro ti danno a loro modo ti danno la forza di andare avanti e di pensare che, insomma, a breve ci si possa rivedere nel nostro istituto e che si possa fare musica assieme. Questo è bello, mi piace far musica assieme. Roberto, ripasso a te la parola, perché ti ho un po' trascurato oggi, ti chiedo scusa per questo. Ah, ci mancherebbe. A proposito però di musica dal vivo, Silvia Chiesa e il suo compagno Maurizio Baglini, che ricordiamo essere uno dei più bravi e importanti pianisti italiani, in questi mesi sarebbero stati protagonisti di un festival molto bello, che è una loro creatura, che è l'Amiata Piano Festival, e credo che purtroppo l'edizione di quest'anno è stata procrastinata o addirittura sospesa. Magari Silvia ci puoi aggiornare su questo, e quali sono comunque i vostri progetti, parlando di musica dal vivo, per il prossimo futuro? Beh, naturalmente, come ci sono state cancellazioni anche per noi, che eravamo a nostra volta ospiti di importanti festival in giro per il mondo, e abbiamo ricevuto praticamente cancellazioni al 99%, anche Amiata Piano Festival purtroppo subirà delle cancellazioni, ma noi avremmo dovuto fare appunto il 23 maggio l'anteprima proprio con Maurizio Baglini, che avrebbe donato la sua nona di Beethoven al pianoforte nella trascrizione di Liszt con un coro. Ahimè, dal 23 maggio abbiamo cancellato tutto fino a luglio. Stiamo attendendo di capire se poi cambieranno anche i decreti, cambieranno, insomma, siamo in attesa naturalmente per poter auspicabilmente cercare di fare almeno la tranche di Dionysus e i concerti di Natale, cioè fine agosto, e i due concerti prenatalizi. Ci auguriamo veramente di poterlo fare, ma non dipende naturalmente solo da noi. Speriamo, incrociamo le dita. Certo. Io ho questo ricordo te l'ho già detto, Silvia, un paio di volte quando sei venuta qui ospite a Ore 12. Se io amo il violoncello, lo devo proprio a un tuo concerto che ho avuto il piacere di vedere
No, no, è vero, perché ho visto comunque un trasporto, come si trasforma un musicista, e da quel momento mi sono veramente innamorato al tuo strumento e l'ho detto all'inizio, e tra l'altro ho fatto anche un lapsus perché ho detto, mi sa che ho detto la mia violista preferita, naturalmente volevo dire la mia violoncellista preferita, ed è veramente un piacere. Speriamo veramente che molto presto possiate tu, ma un po' tutti gli artisti, abbiate la possibilità di tornare ad esibirvi. È un momento molto difficile, lo abbiamo detto in più sfaccettature, ma speriamo veramente che si possa tornare presto a esibirsi dal vivo, per voi artisti, ma anche, ricordiamolo, per le tantissime persone e quindi famiglie che vivono attorno alla musica, al cinema, allo spettacolo, perché ricordiamo, sono veramente tante le famiglie che vivono di arte, di musica e di cultura, perché comunque dietro a uno spettacolo ci sono comunque dei lavoratori per il palco, per le luci e quant'altro. Quindi è un discorso, secondo me, da tenere e da ricordare, perché gli artisti sono stati molto presenti in questo momento di grande difficoltà. Forse però, l'ho detto forse in maniera un po' polemica, ma voleva esserlo, il governo forse si sia un po' dimenticato di tutto quello che gli artisti hanno dato in questo momento molto importante e molto difficile per tutto il paese. Certo, a tal riguardo ci sono anche delle petizioni che invoglio tutte le persone che ci stanno ascoltando a firmare, proprio in favore della cultura, della musica e della musica in particolare dal vivo. Grazie mille Silvia, ringrazio naturalmente anche Roberto, noi grazie, ci vediamo la settimana prossima, e Silvia, a prestissimo, speriamo di riaverti qui in studio con noi. A prestissimo, veramente. Un abbraccio.